Ricordi il 10 giugno quando tutto è cominciato, la mamma che sorride, il suo trofeo è nato. Crescermi sembrava un'impresa, ma ci siete riusciti. Sono il peggiore figlio di due miti, adesso guardami. Ho preso gli occhi di mio padre, ma la bocca di mia madre non mi serve per guidare. Rette parallele sono il punto d'incontro di due persone unite, ma in comune separate. Fuori è magnifico, per le altre persone, tra le mura di casa l'autodistruzione, papà sbatte la porta senza dare spiegazione. Poi finisce tutto, la separazione. Due case troppo grandi per essere da soli. Un amore infinito, visto da fuori. Arrivare a fine mese è una grande difficoltà. Sarò sempre con voi anche se in diverse città. E mi perdo nei ricordi, nelle scuse dei miei sbagli, in quegli attimi sfuggenti di un bambino e dei suoi mille pianti. Penso di partire perché è stupido restare. La vita tra le mura è ormai una tortura. Una tortura. Vorrei porre un rimedio a questa situazione, mi sento responsabile. Quanta pressione, mamma sempre più seria, che cade in depressione. Far tornare il suo sorriso è la mia nuova missione. La fine lascia dietro di sé un nuovo inizio. Le lacrime risalgono su dal precipizio. Basterebbe poco per essere felici. Noi siamo una famiglia, non siamo dei nemici. Ma tra bollette, avvocati e mille problemi, posso urlarla al mondo intero, noi siamo ancora in piedi. Mancanza di affetto e non è andato rotto tutto, perché abbiamo costruito più di ciò che si è distrutto. La mamma finalmente che torna dall'ospedale, il papà ha imparato pure a farle da mangiare. I problemi ora si affrontano con i sorrisi e le ferite con il tempo sono divenute cicatrici.